Nel Vangelo di oggi, preso da Marco, al capitolo 6, dal versetto 30 e seguenti, leggiamo: «Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'». Gesù ha compassione della folla, è il vero pastore che si prende cura del suo gregge, lo guida, lo protegge, lo conduce. Ma c'è di più, c'è il suo invito a stare con lui in disparte. Vuole che stiamo con lui perché vuole scaldarci il cuore e farci vivere pienamente. Ci aiuta a vincere la tentazione che la nostra vita vale per quello che facciamo. Gli apostoli, di ritorno dalla missione, raccontano tutto quello che hanno fatto e insegnato e lui li invita a stare in disparte in un luogo solitario. Riposatevi un poco. E questa frase è una parola divina, bellissima, che ci sottrae all'affanno e ci rivela il nostro vero bene. Solo la parola di Dio spiega ciò che è veramente bene per noi e anche per gli altri. Occorre a volte avere il coraggio e la forza di prendere le distanze da ciò che si fa. Occorre uscire dall'agitazione delle moltitudini, dal rumore delle folle, da quel turbinio di occupazioni che rischiano di travolgerci. Lavorare, impegnarsi seriamente con tutta la propria persona è necessario ed è umano, ma lo è altrettanto la dimensione della solitudine, del silenzio e della quiete. Senza ottemperare a questa esigenza si cade nella superficialità, ci si disperde, si finisce per vivere senza sapere dove si va. Occorre ogni tanto, come si suol dire, staccare la spina per stare in silenzio, in preghiera, ascoltando la parola di Dio, adorando l'Eucarestia e ritrovare il centro della vita, capendo che non valiamo per ciò che facciamo, ma per ciò che siamo, perché noi siamo amati dal Signore sempre. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.